Hai ragione, Divo! Quest'albero di Natale non ha le luci colorate accese e le luci sono una delle mie cose preferite del giorno di Natale! Sì, ma sai qual è la cosa più bella del giorno di Natale? Oh! Ciao! Io sono Blippi e lui è Divo! Ciao a tutti! Sono Barry, il pupazzo di neve! Allora, Blippi, tu sai qual è la cosa più bella del giorno di Natale? Non ne sono sicuro! Mi domando, qual è la cosa più bella del giorno di Natale? Oh, hai un biglietto! Oh, guarda e vedi che cos'è! Il biglietto dice: se il vero significato del giorno di Natale vuoi imparare, degli indizi devi trovare. Su, comincia l'avventura, non esitare! È un'avventura con indizi che ci guidano a moltissimi altri indizi! C'è una freccia che indica per di là! Oh no! Questo cancello è chiuso! Forse vi posso aiutare io? Bravo, Barry! Oh! Guardate! I bastoncini portano sulla collina! Ehi, Blippi! Lassù! C'è un biglietto sull'ultimo bastoncino! Giù per la fune devi scivolare, se all'altro indizio vuoi arrivare! Oh, oh, oh! Eccola lì! Ma non c'è niente a cui aggrapparsi! Come si fa ad attraversare? Vogliamo provare di nuovo col mio naso? Io posso aiutarvi! Ciao, sono Candy! Conosco un modo veloce per attraversare! Tenetevi molto forte! Grazie, Candy! Guardate! Cosa faccio adesso, ti sarai chiesto? Per il prossimo indizio nel bosco devi andare lesto! Lì c'è un sentiero nel bosco! Seguiamolo! E adesso da che parte andiamo? Io dico da quella parte! No, è da questa parte! Ne sono sicura! Ciao, ciao! Io sono Holly e sono il vostro agrifoglio portafortuna! Vi posso condurre fuori dal bosco! Seguitemi! Grazie, Holly! È lo stesso albero di Natale, Divo! Oh, guardate! C'è un indizio! Perché il tuo Natale sia meraviglioso, devi cercare un indizio sotto un cappello vistoso! Ma è il tuo cappello, Barry! Tu hai pianificato tutta questa strana caccia al tesoro natalizia! Sì, sono stato io! Ho ideato io questo piano per poter riunire tutti! Perché questa è la cosa più bella del Natale! Oh, il tuo ultimo indizio! Affinché sia davvero Natale, metti questo puntale sull'albero più alto della città e tutto sarà speciale! Questo è l'albero più alto! Ma come faremo a mettere la stella lassù? Aspettate, ho un'idea! Tutti insieme possiamo formare una scala! Siete stati fantastici! E ho la risposta alla mia domanda. La cosa più bella del giorno di Natale è passarlo tutti insieme con gli amici e la famiglia! Carica la risposta, Divo! E buon Natale! Buon Natale! Buone feste a tutti voi! Miam! Questi sandwich al tacchino devono essere davvero deliziosi! No! Che pasticcio! Ehi! Guarda quella mosca che cammina sul soffitto! Mi domando, come fanno le mosche a camminare sul soffitto? Mi serviranno ali e zampe di ragno! Ali, zampe di ragno, confermate! Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Ehi, Divo! Credo di conoscere quella mosca! È Orazio! Ciao, Blippi! Come va, amico mio? Come fai a stare lì sul soffitto? Oh, è facile! Guarda questo! Ta-da!
Oh. Eh sì, miei cari, il soffitto è la mia personale pista da ballo. Salto, saltino, saltello e... Ah, ora prova tu. Va bene, arrivo. Oh. Perché la Blippi Mobile non riesce a stare sul soffitto? Qual è il trucco? Te lo svelo io! Per starci, devi attaccartici! Attaccarmici? Mm-hmm. Vedi, le mie zampe producono una colla super appiccicosa che mi aiuta a restare attaccato al soffitto! Tieni, provane un po'! Lo faccio subito, se mi permetti! E riproviamo! Oh! Oh! Ora ci riusciamo anche noi! Guarda lì, che delizioso pasticcio! Oh, la colla ci ha incollati un po' troppo! Questo perché non stai facendo il twist zampa di mosca! Il twist zampa di mosca? Sì, esatto! La colla di mosca è così forte che dobbiamo spingerci via con la forza del soffitto per camminare! Guarda, così! Come, così? Sì, ci sei! E ora facciamolo insieme! Tu con questo twist! Sì, con questo twist! I tuoi piedi puoi liberare se continui a ballare! Ce l'abbiamo fatta! E io ho la risposta alla mia domanda: come fanno le mosche a camminare sul soffitto? Le zampe delle mosche producono una colla speciale che le tiene attaccate al soffitto! Carica la risposta, Dibo! Beh, adesso io vado a mangiare qualcosina! Con permesso! Ci si vede, Blippi? Fa pure, Orazio! Ciao! La pioggia smetterà presto, Tabs! Grande! Ho appena finito di colorare il mio disegno! Riesci a indovinare cos'è? Bravo, Tabs! È proprio così! È un pinguino con in mano una tazza di tè mentre pattina nella giungla, con tanti bei colori! Wow! Un arcobaleno! Ha tanti bei colori anche lui! Mi domando, come fa un arcobaleno ad avere quei colori? Idea geniale, Tabs! Possiamo volare, chiederlo all'arcobaleno e scoprirlo, ma prima mi serviranno delle ali! Ali confermate! E andiamo a esplorare! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi Mobile è pronta per l'avventura! Andiamo a scoprire come fa un arcobaleno ad avere quei colori! Ragazzi e ragazze, attenzione, prego! Il grande cielo blu è fiero di presentarvi il più grande influencer della natura! Io sono Archetto, l'arcobaleno! Wow! Ciao, io sono Blippi! Sono un tuo grande fan, Archetto! Conosco tutti i tuoi colori! Grazie, grazie, grazie! Sono molto fiero dei miei colori! Lascia che te li mostri uno ad uno, d'accordo? Rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco, violetto! I miei complimenti, Blippi! Ehi, sai, oggi è un grande giorno! Stiamo per trasmettere uno strabiliante doppio arcobaleno! Oh, devi far parte della mia diretta! Davvero? Sarei molto onorato, però non so come ottenere questi colori! Tu puoi mostrarmelo? Ma certo, mio super fan Blippi! Prima cosa, guarda questa bella nuvola chiamata Cumulo Nembo! Oh, sembra abbia appena piovuto, quindi è perfetto! Vuol dire che ci sono tante goccioline d'acqua nell'aria! Wow! In questa nuvola ci sono tante piccolissime gocce d'acqua! Hashtag vero! Adesso il prossimo passo. Posiziona la nuvola in modo che la luce del sole passi attraverso le goccioline d'acqua. Ecco così. Ora, quando la luce attraversa l'acqua, si piega o si rifrange e si separa in tutti i diversi colori dell'arcobaleno. Voilà! Ma è fantastico! E credo di avere la risposta alla mia domanda. Come fa un arcobaleno ad avere tutti quei diversi colori? È perché... quando la luce del sole attraversa l'acqua, la luce si rifrange e si divide, formando tutti i vari colori dell'arcobaleno. Carica la risposta, Tabs! E 5, 6, 7, 8! Wow! Non dimenticare di seguirmi e mettermi like, d'accordo? Arrivederci! Ci si vede, Blippi! Oh! Guarda un po' quell'enorme grattacielo con una gru altissima accanto! Giusto, Dibo! Credo che stia aiutando a costruire il palazzo! Mi
domando. Una gru come aiuta a costruire un palazzo? Sì, idea geniale! Andremo a parlare con la gru. Mi serve il braccio acchiappatutto e le gambe estensibili. Braccio acchiappatutto, gambe estensibili, confermati. Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Gambe estensibili su! Ciao! Tu per caso sei qui per aiutarmi? Ciao! Io sono Blippi e lui è Dibo! Certo, ti aiuto! Qual è il tuo nome? È Karim! Karim la gru! Oggi è il mio primo lavoro importante e sono un po' nervoso! Lo capisco! Provare cose nuove rende nervoso anche me a volte! Ti aiuteremo in ogni modo possibile! Io giro sulla mia torre, che sarebbe il mio corpo alto e lungo. Lascio andare giù delicatamente questo, che è il mio braccio lungo. Ora posso usare il mio gancio per sollevare questi mattoni molto pesanti. Non riesco a smettere di oscillare! L'ho preso! Grazie, Blippi! Sto ancora imparando, ma capirò come fare. Ora puoi aiutarmi con il tetto. È quel grande quadrato di vetro che vedi laggiù. Il vetro è molto fragile. Riuscirai a farcela! Ce la faccio! Ce la sto facendo davvero! Ora appoggialo su, Karim! Oh, santo cielo! Attenzione lì sotto! Preso! E ora finiamo il lavoro! Sì, bravi! Non trovi che aiutare Karim sia divertente? Ehi, ce l'abbiamo fatta! E ora conosco la risposta alla mia domanda. Una gru come aiuta a costruire un palazzo? Le gru sollevano materiali pesanti così che possano essere utilizzati per costruire dei palazzi super alti. Carica la risposta, Dibo! Sì! Grazie del tuo aiuto, Blippi! Ciao! Ciao, Karim! Sapevo che saresti stata una brava gru! Adoro il cioccolato! Solo un po' una volta ogni tanto. Lo adori anche tu, Dibo? Hai ragione! I cani non possono mangiare il cioccolato! Fa male al loro stomaco! Mi domando, come si fanno le tavolette di cioccolato? Idea geniale! Possiamo andare in quella fabbrica di cioccolato e scoprirlo subito! Mi serviranno ali, Overcraft e un motore a propulsione. Ali, Overcraft, motore a propulsione, confermati. Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Entriamo nella fabbrica a fare delle tavolette di cioccolato! Ehi là! Non siete fave di cacao? Ne ho bisogno per iniziare a fare le tavolette! Direi di no! Io sono Blippi e lui è Dibo! Ciao Blippi! Ciao Dibo! Sono Etta la tavoletta di cioccolato! Benvenuti nella mia fabbrica di cioccolato! Grazie Etta! Vorrei vedere come sono fatte le tavolette di cioccolato! Possiamo venire con te! Cioccolatamente! Tutto inizia con le fave di cacao che provengono dalle piante! E come fanno a diventare delle tavolette di cioccolato? Le fave di cacao fanno un piccolo viaggio. Prima tappa un bel bagno. Poi vengono arrostite e tostate, per poi essere trasformate in una polvere molto molto fina. La polvere di cacao viene poi mescolata con zucchero e latte e diventa dolce e saporita. Andiamo, Dibo! È ora di sciare! Oh? No, ma sarà divertente! Oh! Uh!
una Dibo tavoletta di cioccolato! Dopo il cioccolato si raffredda in forma di tavolette, le avvolgiamo e sono pronte! Da-da! Oh, voi due siete identiche e io ho la risposta alla mia domanda. Come si fanno le tavolette di cioccolato? Le fave di cacao vengono lavate, tostate, polverizzate, mescolate con latte e zucchero e poi il tutto raffreddato in una tavoletta di cioccolato. Carica la risposta, Dibo! Etta, grazie per questa dolcissima gita! Quando vuoi! Ciao, Blippi! Ciao, ciao! Insalata! Oh, grazie, Tabs! Non mi ero accorto di avere della lattuga tra i denti! Credo che uno spazzolino aiuterebbe! Mi domando, come si usa uno spazzolino per lavare i denti? Che idea geniale! Possiamo seguire uno spazzolino mentre lava dei denti! Mi serviranno delle ali! Ali, confermate! E ora andiamo a esplorare! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! È ora di farsi piccoli e entrare in una bocca! Miniaturizzazione! Siamo all'interno della bocca! Hai ragione, Tabs! Ci serve un modo per pulire questi denti! Uno spazzolino aiuterebbe? Ciao, sono Lino Spazzolino! E tu chi sei? Ciao, io sono Blippi e lui è Tabs! Voglio scoprire come usare lo spazzolino per pulire i denti! Bene! Direi che lo stai chiedendo allo spazzolino giusto! Saltate su e vi mostrerò il modo migliore per poterlo fare bene! Sì, ci sto! Ehi, Lino Spazzolino! È dentifricio quello sulle setole! Sì, signore! Aiuta a mantenere i denti sani e liberi dal cibo! Allora, vi mostro come si procede! Iniziamo prima con il lato frontale! Facciamo dei cerchi piccoli piccoli su ogni dente! Bene! Qui abbiamo finito! Ora passiamo al lato interno! Ci giriamo, ci ribaltiamo! Cerchi piccoli piccoli intorno al dente! Sì, bene! Facciamo altri cerchi! Cerchi, cerchi, cerchi! Questi denti sono i molari! I masticatori si chiamano così perché fanno la maggior parte del lavoro! È vero, Tabs! Lavarsi i denti è una cavalcata sfrenata! Evviva! Credo di avere la risposta alla mia domanda. Come si usa uno spazzolino per lavare i denti? Si puliscono spazzolando davanti, all'interno e in mezzo, con tanti piccoli movimenti circolari. Così si rimuovono tutti i residui di cibo e i denti tornano belli e puliti. Carica la risposta, Tabs! Spero di esservi stato di aiuto! Spazzolate i denti due volte al giorno per due minuti ogni volta e avrete denti super scintillanti! Lo faremo! Grazie per averci fatto vedere come si fa! Ciao ciao! Fa veramente caldo oggi! Ma il mio ghiacciolo si sta sciogliendo tutto sulla mia mano! Mi domando, perché il ghiacciolo si scioglie tutto sulla mia mano? Come hai detto, Tabs? Entra in quel furgoncino dei gelati e chiedi a un esperto! Questa è un'idea geniale! Mi serviranno le ali, il braccio escavatore e le zampe da papera! Ali, braccio escavatore, zampe da papera, confermati! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Andiamo a scoprire perché il mio ghiacciolo si scioglie sempre tutto sulla mia mano! Miniaturizzazione! Woohoo! Sono nel furgoncino dei gelati! Ciao amici, benvenuti! Sono Mora Gelata, il ghiacciolo, lieta di conoscervi! Ciao Mora Gelata, io sono Blippi! Mi domandavo perché il mio ghiacciolo si scioglie sempre tutto sulla mano! Ti posso rispondere io, ma prima un po' di fresco divertimento! Oh, sì, ci sto! Snowboard sul gelato! Ah!
Scivolo sui zuccherini! E snorkeling nel cioccolato fondente! Mora gelata, tu ti stai sciogliendo! Sì, mi sto sciogliendo perché fa troppo caldo, ma mi raffredderò nel freezer e starò bene in un attimo! Che bel gelo! Come va lì dentro, adesso? Fa freddo freddissimo! Adesso sono a posto! Wow! Deve fare proprio freddo lì dentro, vero? In effetti lo è, perché è meglio stare al fresco quando sei un dolce freddo come me! La mia temperatura ideale è 32 gradi Fahrenheit, ovvero 0 gradi Celsius. Finché rimarrò a questa temperatura, non mi scioglierò mai! Buono a sapersi! È quello che è successo prima col mio ghiacciolo. Quando era fuori dal freezer, al caldo nella Blippi mobile, mi si è sciolto in mano! Forse il tuo ghiacciolo sarebbe dovuto venire a trovarci! Hai ragione! Vale a dire che abbiamo la risposta alla mia domanda! Perché il mio ghiacciolo si scioglie tutto sulla mia mano? È perché... i ghiaccioli si sciolgono se fa troppo caldo! Ecco perché li teniamo nel freezer! Carica la risposta, Taps! Mora gelata, grazie per questo gustoso viaggio nel tuo mondo di ghiaccio! A presto, Blippi! Ciao, ciao! Ecco, ho finito! Intagliala pure, Taps! È davvero molto bella! Ops! Ciao! Io sono Blippi e lui è... Tubbs! Io sono Peter! Oh. Quello era un sospiro grosso, Peter! C'è qualcosa che non va? Sì, sono un pochino triste! E perché lo sei? È Halloween! Pensavo che un ragno fosse felice ad Halloween! Oh, sì! È senz'altro la mia festa preferita! Ma nessuno mi invita mai alle feste perché sono troppo spaventoso! Questa è un'idea geniale, Tubbs! Organizzeremo per Peter una festa di Halloween e inviteremo tutti i nostri amici spaventosi a conoscerlo! Davvero? Una festa per me? Grazie! Mi domando... come si fa a organizzare la migliore festa di Halloween? Io lo so, io lo so, io lo so! Io sono un esperto di Halloween! Prima ci servono delle decorazioni spaventose per creare l'atmosfera e io me ne intendo! Sì! Sai cos'altro ci serve? Dolcetti di Halloween per tutti! Che ne pensi di vermi? Vermi gommosi! Oh, non dimenticare i cupcake spaventosi! E il tocco finale spaventoso! Il punch alla frutta di Halloween! Ora mancano solo... i costumi di Halloween! Io mi vestirò... da pirata! Arr! Io sono un operaio edile! Bello quel costume da avocado, Tubbs! Travestirsi è divertente! I nostri ospiti! Sono puntualissimi! Ah, bene! Sì! Aspettate un attimo! Quello è solo un ospite! Sì! Ciao, ciao! Non ti dispiace, vero? Questa è la migliore festa di Halloween di sempre! Gli scheletri spaventano, le zucche ti rallegrano, le streghe vanno in trance, i gatti iniziano a danzare, i ragni te le tessono, i teschi a terra cadono! Tutto questo succede qui perché è Halloween! Primissima festa di Halloween, gente! E mi sono fatto tanti nuovi amici! E ora ho la risposta alla mia domanda. Come si organizza la migliore festa di Halloween? Per farlo servono delle decorazioni divertenti, dolcetti deliziosi, un bel costume e tanti amici spaventosi! Carica la risposta, Tubbs!
Grazie mille per questa splendida festa, Blippi! Non c'è di che, Peter! Hai ragione, Dibo! Questo è un attraversamento di canguri! E noi siamo in Australia! In questo territorio non puoi mai sapere quando un canguro può saltarti sulla testa! Ha fatto un salto spettacolare! Mi domando, quanto in alto può saltare un canguro? Idea geniale! Lo andremo a chiedere a quel canguro! Mi servono le zampe di rana per questa avventura! Zampe di rana, confermate! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Siamo nell'Outback e stiamo andando a cercare un canguro! Oh, ehi, ciao! Io sono Rooney! Che cosa ti porta da queste parti quella tua bella macchina? Ciao, Rooney! Io sono Blippi e lui è Dibo! Volevamo vedere quanto in alto può saltare un canguro! Piacere di conoscervi! Beh, io posso saltare tanto quanto la vostra macchina e forse riesco a fare dei salti anche più alti! Oh, Rooney sta saltando molto in alto! E super velocemente! Ah, sei abbastanza veloce anche tu! Ti va una piccola corsa, Blippi? Sembra divertente! Molto bene! Corriamo intorno a quella grande roccia laggiù! È arenaria! La chiamiamo Uluru o Ayers Rock! È il cuore dell'Australia! Oh, che spettacolo! Il primo che torna qui, vince! Sì, ci sto, Rooney! A proposito, forse ci sono una o due staccionate in mezzo! Buono a sapersi! Andiamo, Blippi! Saltiamo! Quasi 2 metri! Bel salto! Pronto a saltare ancora più in alto? Sì! Che ne dici di un salto di 3 metri? Oh! Sì! Al miglior saltatore che abbiamo mai visto! E adesso ho la risposta alla mia domanda. Quanto in alto può saltare un canguro? I canguri possono saltare fino a 3 metri da terra! Carica la risposta, Dibo! È stato divertente! Mi devo rinfrescare! Ecco perché mi lecco il braccio, è tipico di noi canguri! Ciao! Ciao, ciao! Oh! È piuttosto alta quella montagna! Sono sicuro che ci sono montagne ben più alte, Tubbs! Mi domando, qual è la montagna più alta del mondo? Idea geniale, Tubbs! Andremo sull'Himalaya e lo scopriremo! Mi serviranno delle ali e il braccio escavatore! Ali, braccio escavatore, confermati! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Andiamo a scoprire qual è la montagna più alta del mondo! Yuhu! Ciao, io sono Blippi e lui è Tubbs! Stiamo cercando la montagna più alta! La sto scalando proprio ora! Ciao, io sono Betty la Yeti! Yeti! Sto giusto andando su in cima! È lì che c'è la neve migliore! Non c'è niente di peggio della neve vecchia! Posso venire anch'io? Voglio vedere com'è stare sulla vetta della montagna più alta del mondo! Sì, certo! Ma preparati! Questa montagna è super alta! Ghiaccio! Siamo tanto in alto e quassù fa molto più freddo! Grazie, Tubbs! Adoro la cioccolata calda! Oh! Balaga!
mancato poco. Ehi, siamo sulla vetta. Sì, ce l'abbiamo fatta. Oh, è molto ventoso quassù. E ora vi ho presi io. Allora, qual è il nome di questa montagna? È Como Lagma! Voi lo chiamate Monte Everest. Ah, hai ragione, Taps. Ho la risposta alla mia domanda. Qual è la montagna più alta del mondo? È il Monte Everest, che misura 8.849 metri di altezza. Carica la risposta, Taps. E la neve quassù è deliziosa! Oh. Scusate, ruttini alla neve. Buona merenda nevosa! Ciao, Betty la Yeti! Ciao, Blippi! Oh, io adoro la nostra bella Blippi mobile! Sì, hai ragione, Dibo! La nostra automobile ha delle cose fantastiche! Mi domando, com'erano le prime automobili? Buona idea! Possiamo viaggiare indietro nel tempo e vedere una delle prime automobili! Mi serviranno le pale di elicottero! Pale di elicottero, confermate! Attivare la stazione di Blippi! Viaggiamo indietro nel tempo! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Abbiamo appena viaggiato indietro di oltre 100 lunghi anni! Mi domando, di chi sarà questa casa? È mia! Il mio nome è Blippi! E il tuo? Ciao! Anche il mio è Blippi! Aspetta, non è che per caso tu sei il mio bisnonno? Sì, penso di esserlo! Vieni qui, Blippi del futuro, mio caro pronipote! Bisnonno, siamo qui per scoprire come erano le prime automobili! Che tempismo! Stavo per portare la mia prima automobile a fare un giro di prova! Cavolicchio! Non è una bellezza? Oh, cavolo, che ficata! Allora, com'è che si avvia? Questa manovella genera delle scintille che aiutano ad avviare il motore! E il motore è avviato! Sì! Ehi, sembra che la tua automobile possa ospitare solo due persone e non ci sono le cinture di sicurezza. Le cinture ti tengono al sicuro. Cavolicchio! Cinture di sicurezza! Bene, andiamo! Fino in cima a quella collina! L'abbiamo fatta, ne ero sicuro! E adesso si va giù! Oh no, Dibo! Wow! Oh! Oh! Wow! Questa automobile ce li ha i freni? Sì, certo che ce li ha! Beh, è stata una vera ficata! Cavolicchio! E io ho la risposta alla mia domanda. Come erano le prime automobili? Dovevi girare una manovella per avviarle. Le automobili avevano solo due posti e dovevi tirare una leva per frenare. Carica la risposta, Dibo! Ciao, bisnonno Blippi! E guida con prudenza! Guarda quelle anatre che galleggiano nello stagno! Sì, esatto, Dibo! Ci deve essere un motivo per cui le anatre non affondano! Mi domando, come galleggiano le anatre? Buona idea! Andiamo a chiederlo a una di loro! Mi serviranno zampe di anatra e ali! Zampe di anatra, ali, confermate! Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Qua, qua, qua! Qua, piccolo anatroccolo! Oh, 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 grande anatroccolo! Tieniti forte, Dibo! Ciao, io sono Blippi e lui è Dibo!
E là, ciao Blippi e Dibo, io sono Declan, benvenuti nello stagno, sei qui per nuotare? Beh, in realtà siamo qui perché vogliamo sapere come fai a galleggiare. In effetti non ci ho mai pensato. Noi anatre abbiamo le zampe palmate, vuoi dare un'occhiata? Sì, buona idea. Oh, andiamo a vedere. Non possiamo avvicinarci troppo. Sì, hai ragione, abbiamo il nostro binocolo. Oh! Che mi dici? Di sicuro hai le zampe palmate. Dibo ha ragione, hai smesso di muovere le zampe e stai ancora galleggiando. Non saranno solo le mie zampe a farmi galleggiare. Ho avuto un'idea. Il galleggiamento potrebbe avere a che fare con le nostre piume. Ehi, Terry, lascia che Blippi guardi sotto le tue piume. C'è un tunnel di piume qui sotto! E le piume sono un po' oleose. Ancora io! Se cerniamo un olio che rende le piume impermeabili! Impermeabili! Forte! Quella lì è una bolla! Bolle? E di cosa sono fatte? Sono fatte d'aria! Le bolle d'aria galleggiano tra le piume come palloncini! Oh, quindi le bolle aiutano noi anatre a galleggiare. Terry, abbiamo delle bolle d'aria che galleggiano tra le piume, che storia! Sì, è vero. E ora ho la risposta alla mia domanda: come galleggiano le anatre? Le piume delle anatre intrappolano le bolle d'aria e l'aria galleggia nell'acqua, quindi le anatre galleggiano. Carica la risposta, Dibo. Grazie di tutto, Declan. Ciao, ciao. Continua a galleggiare. Ciao, Blippi. Non preoccuparti, Dibo. Non sono mostri veri. Fanno dolcetto o scherzetto perché è Halloween. Sì, certo, Dibo. Ti insegno a fare dolcetto o scherzetto. Qualcuno di voi ha detto dolcetto o scherzetto? Ciao, Rita. Lui è il mio amico Dibo. Ciao, Dibo. Io sono Rita il Procione e Halloween è la mia festa preferita. Per il fatto che ti puoi travestire? No, sciocchino, per il cibo gratis! Beh, sei arrivata giusto in tempo, perché io e Dibo stiamo per fare dolcetto scherzetto! Aspetta, Dibo! Ci sono ancora alcune cose da fare prima di andare! E una è che dobbiamo travestirci! Sì, idea geniale! Saremo dei fantasmi! È divertente! Però anche i fantasmi devono riuscire a vedere. Ecco fatto! Sono un Blippi fantasma! Abbiamo un maestro di karate che fa dolcetto scherzetto con noi! Voilà! E ora uno chef! Davvero forte! Mi limiterò a una maschera! I nostri costumi sono pronti! Passiamo alla prossima fase! I contenitori per i dolcetti! Bello! Delle lanterne fatte con le zucche! Sì! Busta dell'immondizia! Oh, il mio primo dolcetto! Ora è il momento di andare in strada! Si sta facendo buio! Fantasma luminoso! Divertente! Ci siamo! Assicurati di scegliere una casa che sia decorata e illuminata per Halloween. Poi bussa alla porta e di... Dolcetto scherzetto? Sbrigati! Che cosa stai aspettando? Dolcetto scherzetto? Grazie! E buon Halloween! Ricorda, puoi andare in ogni casa una sola volta e prendere solo un dolcetto. Dolcetto scherzetto? Bel bottino! Ti durerà fino al prossimo Halloween. Oh! Quelle mi spaventano ogni volta. Dolcetto scherzetto? Dolcetto scherzetto! Guarda che cosa ho preso! Guardate qui quanti dolcetti! Grazie per avermi aiutato a insegnare a Dibo a fare dolcetto scherzetto.
E ricorda, Dibo, per dolcetto o scherzetto ti serve un costume e un contenitore. Poi vai di porta in porta, ti fermi davanti alle case illuminate e decorate dicendo dolcetto o scherzetto e riceverai in cambio dei dolcetti. Ma ricorda, sempre accompagnato da un adulto, sì. Carica la risposta, Dibo. Grazie per la dolcissima serata, Rita. Ciao, Blippi, ciao, Dibo. Buon Halloween. Buon Halloween. Wow! Rimbalziamo sulle dune di sabbia! E ancora! E ancora! Wow! Che castello fantastico! Onda in arrivo! Oh no! Sembra che quel castello non fosse adatto a un'onda del genere. Mi domando, posso costruire un castello di sabbia che non venga portato via? Sì, hai ragione, Tubbs. Non c'è che un solo modo per scoprirlo. Devo costruire un mio castello di sabbia. Mi serviranno il braccio dell'escavatore e le zampe di ragno. Braccio escavatore, zampe di ragno confermati. Attivare la stazione di Blippi. La Blippi mobile è pronta per l'avventura. Costruiamo un castello di sabbia che non venga portato via. Quindi dobbiamo diventare delle dimensioni giuste per poterlo fare. Miniaturizzazione! Senti che bella brezza di mare, Tubbs. Wow! Ehi là, ciao! Io sono Kela, il granchio. Piacere di conoscerti. Oh, cielo, non mi rendo conto della mia forza. Ciao, Kela. Io sono Blippi e questa è la mia Blippi mobile. L'adoro! Allora, sei venuto a fare un bel giro? In realtà, Kela, sono qui per scoprire se so costruire un castello di sabbia che non venga portato via dall'acqua. Sei venuto dal granchio giusto! Io sono un architetto, uno scavatore e un costruttore! Posso aiutarti io, Blippi? Grazie! Allora, la prima cosa che bisogna fare è scavare un fossato, che è un modo elegante per dire buca. Ti spiego, l'acqua va dentro la buca e così evitiamo che spazi via il castello che c'è in mezzo. Quindi, ora scaviamo! Scava, 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 Wow, che buca! Adesso costruiamo un castello di sabbia! Hai ragione, Tubbs! Ci servirà una pala! Finito! Guardate qua! Hai già finito, Kela! E il nostro fossato è perfetto! Il fossato è la buca che abbiamo scavato tutto intorno al castello di sabbia! Ma è grandioso! È il miglior castello di sempre! Onda in arrivo! Il fossato funziona, Kela! Vale a dire che credo di avere la risposta alla mia domanda. Posso costruire un castello di sabbia che non venga distrutto? Sì che posso! Scavando un fossato tutto intorno che raccolga l'acqua. Carica la risposta, Tubbs! Grazie, Kela! Ciao, ciao, Blippi! E continua a scavare! Oh! Questa ragnatela ha un disegno veramente fantastico! Sì, hai ragione, Dibo! Le ragnatele hanno tutte dei disegni veramente artistici! Mi domando, come fanno i ragni a tessere le ragnatele? Sì! Andiamo a cercare un ragno al quale chiedere! Mi serviranno ali e zampe di ragno! Ali, zampe di ragno, confermati! Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Buongiorno, io sono Spencer, giusto in tempo per vedermi realizzare la mia ultima creazione artistica! Ciao, io sono Blippi, stai per tessere una ragnatela? Sì, esatto, sarà il mio più grande capolavoro! La ragnatela più ragnatelosa di sempre! Oh, mi vuoi aiutare? Sì! Voglio proprio imparare come i ragni tessono le loro ragnatele! È ora di creare! Dibo, io ritorno subito! Oh, Blippi, puoi essere il mio assistente e testarla! La mia ragnatela sarà un disegno a forma di cerchio con alcuni triangoli al centro!
E che tipo di fili usi per fare tutto questo lavoro, Spencer? Sapete, uso dei fili di seta che faccio io stesso. Escono direttamente dalla mia pancia. Per un ragno o un insetto, questi fili sono forti come l'acciaio. Questa cosa è davvero fantastica! Poi faccio i cerchi per completare il mio capolavoro. Mi tieni questo filo in posizione, Blippi? Sì! Oh, ed è veramente a forma di cerchio! Sì, perfetto! Afferra quel filo, Blippi, dondola giù e vieni a vedere! Wow! Fantastico! Aspetta! Quello nella tua tela è il mio ritratto? Sì, sei tu, il mio capolavoro! Ora mettila alla prova! Avanti, saltaci! È resistente? Sì! La parte appiccicosa serve per catturare gli insetti da mangiare! La tua ragnatela è bella e utile, Spencer! E hai risposto alla mia domanda? Come fanno i ragni a tessere le ragnatele? Usano dei super resistenti e appiccicosi fili di seta per creare una ragnatela con un bel disegno a forma di cerchio. Carica la risposta, Dibo! Grazie per averci mostrato come si fa a tessere una ragnatela perfetta, Spencer! Ciao ciao! Au revoir! Mmm! Cosa c'è di meglio di un delizioso pezzo di frutta? Hai ragione, Dibo! Anche le verdure sono deliziose! Mi domando, quale differenza c'è tra la frutta e la verdura? Suggerimento super! Faremo una visita in quell'orto per capirlo! Mi serviranno le ali e il braccio acchiappatutto! Ali, braccio acchiappatutto, confermati! Blippi e Dibo scoprono il cibo! Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Eccoci qua! Siamo in un orto di quartiere dove crescono diversi tipi di frutta e anche di verdura. Guarda, laggiù c'è qualcuno! Fatevi avanti! Siete i prossimi concorrenti del gioco a quiz presentato da me, Smilzo il cetriolo! Frutta o verdura! Ci dite i vostri nomi? Ciao, io sono Blippi e lui è Dibo. Ora Blippi e Dibo, un ripasso veloce prima di iniziare. Tutti i frutti hanno un nocciolo o dei semi e crescono su una pianta con dei fiori. I frutti hanno noccioli o semi e sempre fiori, capito? Ah, e invece le verdure sono diverse, hanno radici e foglie. Capito anche questo? Fantastico, e allora giochiamo! Dimmi, Blippi, questa carota è un frutto o... Questa carota è una verdura, perché è una radice e ha anche le foglie! Esatto! Procediamo con la seconda domanda, Blippi. Allora dimmi, questo pomodoro è un frutto o è invece una verdura? Questa è difficile. Allora, il pomodoro cresce su una pianta, però ha anche i semi. Provo... a indovinare, è una verdura? Oh, che peccato! Il pomodoro è un frutto! Ora la tua ultima domanda, Blippi. Sai dirmi se questa bella fragola è un frutto oppure una verdura? La fragola è un frutto? Sì, la fragola è un frutto! E hai dato due risposte corrette! Quindi questo trofeo è tutto tuo! Grazie, Smilzo il cetriolo! E ora ho anche la risposta alla mia domanda. Quale differenza c'è tra la frutta e la verdura? Le verdure hanno radici e foglie. E i frutti hanno fiori e un nocciolo o semi. Carica la risposta, Dibo! Ciao, Smilzo il cetriolo! Ciao e congratulazioni, Blippi! Questo è il nostro gioco! Io sono Smilzo il cetriolo e, a proposito, sono un frutto! Alla prossima, con un ospite speciale, Madame Mango su Frutta o Verdura! Oh, guarda! Un uccello che vola di notte! Oh, è un pipistrello! Mi domando... i pipistrelli come volano al buio? Sì, buona idea, Dibo! Alziamoci in volo nella notte! Mi serviranno ali e zampe di ragno!
ali, zampe di ragno, confermate. Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Wow! E chi sono quelle luci? Ciao! Io sono Blippi. Ho dovuto accendere i fari per riuscire a trovarti. Oh, ciao Blippi! Sono Lello il pipistrello. Stavo giusto andando a fare il mio corso di volo preferito. Vuoi unirti a me? Certo! Mi domandavo come fanno i pipistrelli a volare al buio. Posso mostrartelo? Però solo una cosa, Blippi. Niente fari accesi. D'accordo. Andiamo! Oh! È tanto buio! Evoluzioni! Corri! Oh! Attento! Blippi! Non hai sentito l'albero? No! No, no! Aspetta, hai appena detto sentito l'albero? Sì! Io sento tutto ciò che ho vicino. Attenzione! Rocce! Oh! Come riesci a farlo? I pipistrelli hanno un'abilità speciale chiamata ecolocalizzazione. Io emetto dei suoni che rimbalzano sugli oggetti e si crea l'eco. Così posso capire dove sono gli oggetti e a quale distanza mi trovo da essi. Davvero, Dibo? Hai l'ecolocalizzazione anche tu? Perché tu sei un cane robot? Bene, allora usiamola! Wow! E voliamo! Oh! 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 Sì, wii! Oh, bel volo, ragazzi! Grazie! E io ho la risposta alla mia domanda. I pipistrelli come volano al buio? Con l'ecolocalizzazione! I pipistrelli emettono suoni acuti che rimbalzano sugli oggetti e si crea l'eco e capiscono con sicurezza dove si trovano al buio. Carica la risposta, Dibo! Oh, guarda, è ora di dormire! Mi sono divertito a volare con voi, amici! Oh. Tu dormi stando a testa in giù? Oh, i pipistrelli sono incredibili! Ciao, ciao, Lello il pipistrello! Io adoro stare in spiaggia! Guarda! Un pesce volante! Mi domando, cosa c'è in fondo all'oceano? Idea geniale, Taps! Possiamo andare in fondo all'oceano e scoprirlo! Mi servono zampe d'anatra e anche un'elica! Zampe d'anatra, elica, confermati! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Oh! C'è tutto un altro mondo qui sul fondale! È una specie di foresta sottomarina! Sì, esatto! Questa è una foresta! Benvenuti dalle mie parti! Io sono Jerry, Jerry la Medusa! Ciao! Io sono Blippi e lui è Tubbs! Siamo qui per vedere cosa c'è nell'oceano! Oh, c'è molto! L'oceano è pieno di sorprese! Ve le mostrerò! Stavo andando a trovare degli amici, ma posso farvi fare un tour! Oh, ci sto! Grazie, Jerry! Prima fermata, la foresta di alghe! Queste alghe possono crescere fino a 45 metri! Sono davvero alte! Oh, sì, ma a volte la corrente dell'acqua trascina le alghe con sé! Allarme alghe! Allarme alghe! Oh, no! Questo non succede mai! Idea geniale, Tubbs! Usiamo le pale della nostra elica! Oh cielo, per fortuna è risolto! Ora andiamo avanti! Oh! Quel pesce è blu e ha un naso molto lungo! È un marlin blu! Usa il suo naso per trovare e catturare il cibo! È anche molto veloce! Wow! Gira tutto, gira tutto, gira tutto! Oh no! Anche questo non succede mai! Sì, Tubbs, è veramente buio qui! Ma dove siamo? Jerry! Jerry! Blippi, sei finito lì dentro? Oh no! Aspetta! Ho spaventato la balena grigia e lei vi ha soffiato dal suo sfiatatoio! Questo non succede mai! Grazie per averci fatto uscire da lì, Jerry!
Oh, sei tutto luminoso! Te l'avevo detto che l'oceano è pieno di sorprese, ricordi? Ehi, guarda, sono i tuoi amici! Ciao ragazzi, mi avete trovato! E io ho trovato la risposta alla mia domanda! Cosa c'è in fondo all'oceano? Ci sono foreste di alghe, marlin blu, balene enormi e meduse che si illuminano! Carica la risposta, Tabs! E siamo solo alla prima avventura! Nella seconda ci saranno un polpo, e uno squalo, e una tartaruga marina, e un tonno. Ciao, e... Jerry! Oh, e ci saranno una lontra, e un cavalluccio marino, e... Oh, guarda quel simpatico scoiattolo che scava una buca! Lo hai visto mentre seppellisce quella noce? È proprio così, Dibo! Abbiamo bisogno di conoscere la risposta! Mi domando, perché gli scoiattoli seppelliscono le noci? Mi serviranno il braccio escavatore e le ali! Braccio escavatore, ali confermati! Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Guarda, Dibo! Quella è una ghianda! È un tipo di noce che gli scoiattoli adorano! Vieni qui, scoiattolino! Abbiamo una bella sorpresa! Noci! Noci! Ho bisogno di più noci! Non ne ho mai abbastanza! Ciao! Io sono Blippi e lui è il mio amico Dibo! Abbiamo trovato questa per te! Una noce! Oh, grazie mille, Blippi! Il mio nome è Scheggia! Sono un esperto di noci e ghiande! E allora dici, Scheggia! Oh, perché gli scoiattoli seppelliscono le noci? Che? Perché tu non lo fai? Ma... Ah, vieni con me, non perdiamo tempo! Servono noci, noci, noci e ancora noci! Ah, questo è il giardino, il mio posto preferito per seppellire i miei tesori! Sai, posso seppellirne anche 25 in un'ora! Sono molti da nascondere! Come fai a ricordare dove li hai messi tutti? Tengo tutto qui nella mia piccola testa pelosa! Ho una memoria incredibile! Credi di avere anche tu una memoria buona come la mia? Vuoi metterla alla prova? Certo che voglio! Ecco, ora guarda! Fatto! Ti ricordi dove ho appena seppellito tutte le mie ghiande? Sì, che me lo ricordo! Che ci vuole? Ghianda. Ma è più difficile di quanto credessi! No, ciao, noce deliziosa! Non riusciamo a trovarne neanche una! È vero, perché io nascondo accuratamente le mie noci, così solo io so dove sono! Le tengo al sicuro e poi le dissotterro in inverno! Quando ho fame il cibo fuori è difficile da trovare! Una trovata geniale! E io ho trovato la risposta alla mia domanda: perché gli scoiattoli seppelliscono le noci? Gli scoiattoli seppelliscono le noci e altro cibo in modo da averne abbastanza anche durante l'inverno. Carica la risposta, Dibo! Ciao, Scheggia! Ciao, ciao! Continua così! Che bella! Quell'ape sembra molto indaffarata! E anche quell'altra! E anche quella laggiù! Sono tutte indaffarate! Beh, tranne quella là! Quelle api sono impegnate a fare il miele! Mi domando! Come fanno le api a fare il miele? Sì! Potremmo entrare in quell'alveare! Mi serviranno le ali e il braccio dell'escavatore! Ali, braccio escavatore, confermati! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Ora dobbiamo soltanto diventare come un'ape, cioè più piccoli! Miniaturizzazione! Hai ragione, Tabs! La lingua dell'ape è nel fiore! Ciao! Io sono Blippi e lui è Tabs. Mi domandavo, come fate a fare il miele? Ciao, io sono Baciafiori, il miele, hai detto? Siete proprio nel posto giusto! Allora, sto usando la mia lingua per succhiare questo dolce nettare. È così che noi api iniziamo a fare il miele. Bene, è ora di ronzare fin dentro l'alveare. Seguitemi! Attenzione, c'è un po' di movimento.
È come una fabbrica di miele! Baciafior, ma stanno tutte masticando nettare! Certo! Lo mastichiamo, è ciò che noi facciamo! In questo modo diventa più denso, è normale, non fa senso! Ho fatto un'altra rima! E dopo averlo masticato, poi diventa miele! No, no, c'è molto da mostrare! Mastichiamo! E poi ingoiamo! Ah, il nettare rimane nella nostra pancia, diventa miele e poi lo mettiamo nelle celle del favo! Nelle celle del favo? Sì, è dove noi conserviamo il miele! Ah, ed è possibile assaggiarne un po'? Oh cielo! Potrebbe sembrare strano, ma sbattendo le ali rendiamo il miele più denso. È un'abitudine. Bello! Sì, Tubbs, ora ho la risposta alla mia domanda. Come fanno le api a fare il miele? Succhiano il nettare dai fiori, lo masticano, lo conservano nello stomaco, mettono il miele nel favo e sbattono le ali per riscaldare l'aria. Carica la risposta, Tubbs. Ciao, Baciafior! Grazie per l'ape ritivo! Ciao! Uh-huh! Oh, sì! Ehi, è un camion dell'immondizia! Sì, l'ho riconosciuto anche dall'odore. Wow, Tubbs, anche tu lo trovi puzzolente! E tu sei un robot! Aspetta, che cos'è questo ronzio? Da dove arriva? Oh, delle mosche! Ehi, quelle mosche sono appena entrate nel camion dell'immondizia! Mi domando, perché alle mosche piace l'immondizia? Idea geniale, Tubbs! Possiamo entrare nel camion dell'immondizia per scoprire la risposta! Mi serviranno delle ali! Ali confermate! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Andiamo a scoprire perché le mosche adorano l'immondizia! Miniaturizzazione! Trattieni il respiro, Tubbs! Stiamo per entrare! Sono nel camion dell'immondizia! Benvenuti! Io sono Razio, la mosca! Sembra sia la vostra prima volta qui, giusto? Ciao, Razio! Io sono Blippi. Questa è la mia prima visita a un camion dell'immondizia. Un po' puzzolente, eh? Non per me! Io adoro la puzza! Seguimi! Facciamo un giro! Questo posto è il mio parco giochi! Oh, oh, scivola, scivola! Ops, scusatemi! Ehi, Orazio, perché alle mosche piace l'immondizia? Perché è deliziosa e l'immondizia mi fa volare! Abbiamo fagioli puzzolenti, formaggio ammorbito, cartoni della pizza unti e persino poltiglie di avanzi misteriosi! Ops, scusate, colpa dei fagioli! Se vuoi posso darti un passaggio al volo fino a un giardino o dove vuoi tu? Orazio... Dove sei finito? C'è di tutto qui! Nell'immondizia! Oh, questa è torta? Oh no, non era torta! Buona comunque! Mi va bene qualsiasi cosa! E mangio qualsiasi cosa! Orazio ha più energie adesso! Ah, ora credo di avere la risposta al perché le mosche adorano l'immondizia! È perché ne adorano l'odore e lì ci trovano del cibo! I gusti sono gusti! Carica la risposta, Tubbs! Sì, signor Blippi, per me un camion dell'immondizia è come... un ristorante a buffet aperto notte e giorno! Oh. Woohoo! Vai, Orazio! Grazie! Ciao, Blippi! Grazie! C'è qualcosa che mi fa starnutire! Mi domando, perché le persone starnutiscono? Sì! È ora di trovare il naso più vicino e vedere cosa succede all'interno! Mi serviranno motore a razzo, braccio acchiappatutto e zampe di ragno! Motore a razzo, braccio acchiappatutto, zampe di ragno confermati! Attivare la stazione di Blippi! Mi
miniaturizzazione! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Stiamo per entrare! È come una caverna qui dentro! Ehi là! Ehi là! Ciao! Io sono Blippi! Tu chi sei? Io mi chiamo Petunia e sono un granulo di polline! Sarò anche piccola, ma sono in grado di fare cadere grandi cose! Come uno starnuto? Sì, esatto! Quando mi trovo in mezzo alle persone, io le infastidisco! E mi piace soprattutto infastidire i nasi! Avanti, balla con me! Eh? Oh, non preoccuparti! È un naso, non morde! In più è divertente! Quindi, questo causerà uno starnuto? Questo è soltanto l'inizio! Sta a guardare! È in arrivo! Attenzione! Non era così forte! Sembra quasi di essere in una giungla! Questi sono tutti peli! Servono a trattenere il polline come me e anche altro come le particelle di polvere fuori dal tuo naso! Però non funzionerà! Oh, è così divertente essere irritante! E questo causerà uno starnuto? Spero di sì! Oh, sta per usare un fazzoletto contro di noi! Corri! Oh, molto bene! Ora stiamo dando davvero fastidio a questo naso! Solletica di più! Bla 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 bla. Sta arrivando uno starnuto? Sì, esatto! Na 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 na! Oh, oh no! Caccole! Ci siamo riusciti! Sì, e io ho la risposta alla mia domanda. Perché le persone starnutiscono? Le persone starnutiscono quando piccole cose come il polline entrano nel loro naso e lo irritano. Carica la risposta, Divo! D'accordo! Ci vediamo, Blippi! Ciao, ciao, Petunia! Wow! Wow! Wow, Tabs! Quel castello gonfiabile è davvero spaziale! Mi domando, come sarebbe saltellare sulla luna? Idea geniale, Tabs! Possiamo andare sulla luna e scoprirlo! Mi serviranno il raggio ausiliario, il braccio escavatore e le zampe da rana! Raggio, braccio escavatore, zampe da rana confermati! E adesso andiamo a esplorare! La Blippi mobile parte a razzo per l'avventura! Ed ecco la luna! Sì! Pronti per l'allunaggio! Ehi, mi fai il solletico! E tu chi sei? Mi chiamo Rocky, la roccia lunare, perché sono una roccia. Ciao, Rocky! Io sono Blippi e lui è Tabs. Siamo qui per scoprire com'è saltellare sulla luna. Io non ci ho mai provato da solo, sono una roccia, ma fammi vedere se riesco ad alzarmi. Sì, grande! E allora saltelliamo! Cia, 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 cia! Sono leggero come una piuma quassù! Non avrei mai immaginato che mi sarei potuto divertire così tanto! È pazzesco restare in alto così a lungo! Oh, perché ci mettiamo così tanto a tornare giù? È per via della forza di gravità! È la forza invisibile che tiene i tuoi stivali lunari al suolo! Attira le cose verso il basso! Ma c'è molta meno gravità sulla Luna rispetto alla Terra! Perché la Luna è molto più piccola! Ecco perché fluttuiamo così a lungo! Ho la risposta alla mia domanda! Come sarebbe saltellare sulla Luna? È molto divertente! E i salti sono davvero alti! Perché la forza di gravità sulla Luna è minore rispetto a quella della Terra! Carica la risposta, Tabs! Stiamo fluttuando! Anche se la forza di gravità ci sta lentamente riportando giù! Cia, 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 cia. Grazie, amici! Avete fatto divertire Rocky la roccia lunare come non mai! Ciao, Rocky! Continua a saltellare, Blippi!
Wow! Oh, quell'uccello trasporta tanti ramoscelli! Giusto, Dibo! Li sta portando al suo nido! Mi domando, come fanno gli uccelli a costruire un nido? Sì, buona idea! Seguiamo quell'uccello e vediamo se ci mostra come fa! Mi serviranno le ali e il braccio acchiappatutto! Ali, braccio acchiappatutto, confermati! Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Ciao, io sono Blippi e lui è Dibo. Oh no, cosa è successo al tuo nido? Ciao Blippi, ciao Dibo, io sono Jody. Il mio nido è stato danneggiato da un temporale l'altra notte. Oh, non preoccupatevi, ovetti. La mamma ora va in missione per ricostruire il nostro nido. Ci stavamo proprio domandando come si fa. E a me servirebbe un'ala in più per badare alle mie due uova. Beh, a questo potrebbe pensarci Dibo. Oh, grazie Dibo. Allora Blippi, vieni con me a prendere il necessario? Ramoscelli, erba e fango. Sono tutti vicini alla casa di Jake, quindi dovremo tenerlo occupato. È molto poco amichevole. Su, andiamo. Ciao, bell'uccellino! Jody, a che punto sei con l'erba? L'ho appena raccolta! È ora di prendere il fango! E adesso metto il fango dentro al nido! E ora ci servono solo quei ramoscelli in cima a questo ramo! Oh no! Ancora lui! Oh, oh. Grazie, Dibo! Inizia la costruzione! Prima faccio un cerchio di ramoscelli ed erba. Dopodiché aggiungo altri cerchi di ramoscelli uno sull'altro. Oh! E usi il tuo becco per fare tutto? Sì, e infine metto il fango come colla. Tiene ben saldo il nido. Il tuo nido è un capolavoro, Jody! E io conosco la risposta alla mia domanda. Come fanno gli uccelli a costruire un nido? Gli uccelli come Jody raccolgono delle cose naturali come erba e ramoscelli. Poi usano il fango per tenere tutto insieme. Carica la risposta, Dibo! Ciao Blippi! Ciao Dibo! Grazie per il vostro aiuto! Ciao ciao Jody! Ciao Ovetti! Oh santi fumi! Un vulcano! Sì, esatto, Dibo! Quando un vulcano erutta, fumo e lava bollente escono dalla sua sommità. Mi domando, cosa fa sì che un vulcano erutti? Sì, idea geniale! Andremo dentro un vulcano e lo scopriremo! Mi serviranno ali, zampe di ragno e uno scudo termico. Ali, zampe di ragno, scudo termico, confermati. Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Passiamo attraverso questa presa d'aria laterale del vulcano! Oh! Oh! Fa decisamente tanto caldo qui! Oh! Ehi là, ciao! Io sono Magda, il mostro di magma! Ciao, io sono Blippi e lui è Dibo! Vogliamo imparare cosa fa sì che un vulcano erutti. Vi aspetta una vera sorpresa, amici miei! E a proposito di sorprese, andiamo! Oh oh! Sotto di noi, nelle viscere della Terra, il calore del pianeta fonde le rocce in un liquido noto come magma, come me! Hai ragione, Dibo! È come uno dei nostri giochi preferiti! Il pavimento è di lava! Oh oh oh. Il magma diventa lava dopo aver eruttato da un vulcano. Wow. Quindi credo di essere io il pavimento. Stiamo salendo più in alto. Questo perché più le rocce si sciolgono sotto, più il magma sale qui nella camera. Ehi, mi domando, dove va a finire il magma? Sta attento, Blippi! Magma! C'è mancato poco,
Magda, adesso riempi quasi tutta la caverna. Eh sì, hai ragione, Blippi. E man mano che cresco, la pressione all'interno del vulcano aumenta, fino a spingerci sulla crosta o superficie terrestre. Tieniti forte! Ora sì, molto meglio. Magda, è stato esplosivo! E io ho avuto la risposta alla mia domanda: cosa fa sì che un vulcano erutti? Un vulcano erutta quando il magma bollente al suo interno accumula una pressione sufficiente per esplodere e lo fa sulla superficie della Terra! Carica la risposta, Dibo! Non è stato divertente, Blippi? Un'eruzione di gioia? Lo è stata! Ciao ciao, Magda! Vedo la luna, le stelle e... quello è un pianeta! Oh, Sitabs! Oh, c'è una vastissima area là fuori nello spazio con i pianeti e il Sole! Si chiama Sistema Solare! Mi domando, quali pianeti ci sono nel Sistema Solare? Idea geniale, Tabs! Possiamo andare a indagare nello spazio! Mi servirà un motore a razzo! Motore a razzo confermato! Attivare la stazione di Blippi! Ora è il momento di farci grandi come un pianeta! Espansione! Bene, Tabs! Siamo nello spazio! C'è una meteorite! Ciao, io sono Blippi! Benvenuto nello spazio! Io sono Mary, la meteorite! Sono qui per scoprire tutti i pianeti del nostro sistema solare! Molto bene! Ci sono 8 pianeti nel nostro sistema! Siete pronti a conoscerli? I più vicini al Sole ardente sono i due pianeti più piccoli e più caldi, Mercurio e Venere! Oh! Si è cotto troppo! Dovremo andare! Il terzo pianeta è la vostra casa, la Terra! Ciao, mamma! E poi c'è Marte, il pianeta rosso. Marte è rosso perché è ricoperto di ossido di ferro. Sì, ma è un po' troppo polveroso. Andiamo! Il prossimo è il gigante Giove, più grande di tutti i pianeti messi insieme. A me non fa paura. Wow! Però è meglio se andiamo! Di sicuro adesso siamo molto lontani dal Sole. Vi presento Saturno e i suoi anelli. Oh, sono davvero tanto belli. Ci possiamo avvicinare? Sì, certo. Wow. Oh, sì. Aspetta, non abbiamo ancora finito. A sinistra c'è Urano, a miliardi di chilometri dal Sole. Freddino. Un applauso per il più lontano, il più ventoso, il più freddo dei pianeti, Nettuno! Blippi! Wow! Ho la risposta alla mia domanda! Quali sono i pianeti del nostro sistema solare? Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno! Carica la risposta, Tabs! Grazie per la visita guidata! Molto astrodivertente! Ciao, Blippi! Sei pronto per la pioggia? Una bella pioggia di meteoriti! Ciao, Mary la meteorite!